Bentornati, episodio speciale, in un giorno speciale di Coaching Podcast, lo dico già col sorriso perché sono davvero contento. Oggi, come tutte le cose speciali, infrangiamo delle regole. Quindi la prima che infrangiamo è che questo episodio non durerà i classici 25 minuti, che sono quelli che mi sono autoimposto così che le persone poi non avessero la scusa del troppo lungo, non ho tempo, 25 minuti ce la facciamo a stare. Ok, oggi non sarà così, quindi oggi andremo più lunghi, ci prenderemo tutto il tempo che ci serve. E seconda regola infranta, non sono da solo. Sono con Silvia Platania di Sognando il Piano, cara amica, posso dirlo, ci conosciamo da oltre un decennio e abbiamo fatto del lavoro insieme, io sono stato tuo allievo. Per certi versi lo sono ancora. E Silvia è, questo già diventa complesso perché Silvia è un'insegnante di musica e fin qui Ci ci siamo. siamo. Ma non è solo un'insegnante di musica, perché è una persona che da come io ti ho elaborata, fammi dire, Ingegnere. esatto, è proprio così. Attraverso la musica, tu attraverso, in realtà attraverso l'insegnamento della musica, tu cambi le persone, in un certo senso, cioè le indirizzi verso un miglioramento, un cambiamento, no? Che poi è quello che io mi propongo di fare con la mia attività nel coaching. Quindi, visto che ci conosciamo da più di 10 anni, visto che abbiamo fatto queste chiacchierate molto profonde, a volte abbiamo parlato anche di cose personali, abbiamo scavato un po' nelle vite e quant'altro, e che c'è un allineamento tra quello che voglio fare io per gli altri e quello che tu fai per gli altri. Ci siamo detti, ma perché non ci mettiamo lì, ci facciamo una chiacchierata e la registriamo? Okay? E qui è nata poi l'idea di questo episodio speciale che sogno da qualche giorno. Io davvero un po' che ci penso, ma sono contento che oggi ci saremmo visti e avremmo fatto questa chiacchierata insieme. Allora, non so se ti ho presentata come merita, però adesso dimmi un po' tu, così per chi ci ascolta, che magari non ti conosce ancora, non conosce il progetto di Sognando in Piano, diamo qualche informazione. Poi io voglio parlare proprio di cose che Sì. possono essere risorse per chi ci ascolta. Bene, sono, come ha detto Francesco, Silvia e sono in questo senso la sua ex insegnante di pianoforte, ma diciamo che siamo amici e questa è la cosa più importante. Forse più di 10 anni, perché io mi ricordo che mi sembra fosse il 2007-2008. Comunque era un bel po' di tempo fa. Ci andiamo verso i 15 Sì, addirittura. stiamo facendo per il quindicennario, non so Sì, se il dire. terzo lustro, dai. Siamo al terzo lustro. Beh, tu hai detto bene, io attraverso il piano faccio sì che le persone affrontino un cambiamento, ma mi piace meno dire che le cambio, perché di fatto io non mi propongo l'idea di cambiarle, ma do loro la possibilità attraverso il pianoforte e lo studio del pianoforte, perché non è il pianoforte di per sé che ti fa cambiare, ma è lo studio del pianoforte che crea delle condizioni mentali alle quali io sto tanto attenta, che servono per avere più coscienza di sé, più capacità di capire quali sono i tuoi pensieri e più capacità di fermarti nel qui ed ora e quindi avere in mano lo scettro del potere, perché se tu sei nel qui ed ora hai lo scettro del potere di fare quello che vuoi, perché le scelte dipendono da quello che sei in questo momento e quello che vuoi fare. Se invece sei nel passato, sei nel futuro, non hai nessuna possibilità. E quindi il pianoforte, in questo senso, è una bellissima metafora, secondo me, di come un processo che non c'entri niente con il cambiamento psicologico, con lo studio sui processi mentali, ma niente, è una cosa teoricamente artistica, riesca a impattare fortemente invece su un aspetto personale, che è quello del, non mi piace dire controllo, ma del flusso dei pensieri, della consapevolezza dei propri pensieri e quindi dell'influenza su quel flusso di pensieri. Ok, e tu questo processo l'hai visto in atto centinaia di volte, no? Penso Sì. che sia insomma, il tuo quotidiano, no? In un certo Sì, senso. ed è anche il motivo per cui insegno agli adulti e non insegno ai bambini, perché questo processo è tanto più difficile, tanto più la persona cresce e ha sovrastrutture, convinzioni, credenze, pregiudizi, abitudini mentali, loop mentali. Vabbè, hai già presente, hai giocato tutti i carichi, infatti hai scoperchiato una valanga di tematiche che poi mi occupo anch'io di questo, quindi adesso per forza, ok che deve essere una chiacchierata, però mi viene da farti delle domande, cioè proprio non Vai, mi resisto, cioè diverto ti troppo con devo le chiedere delle domande. cose, no? Allora, cominciamo da questo, ti spiego, quando io lavoro con delle persone su una parte che nel coaching non è eliminabile, che è la gestione degli stati d'animo, no? Fondamentalmente, perché ti faccio un esempio.
se tu stai collaborando con un atleta e questo atleta ti dice, ok, Fra, io quando vado in campo le condizioni esterne so che mi impediscono di tirar fuori quello che io valgo. Quindi magari io so che posso dare 100, però il pubblico, gli avversari, l'allenatore, l'obiettivo che devo ottenere durante la competizione, eccetera, mi rendo conto che mi tolgono performance, quindi non mi danno la possibilità, non riescono a performare come invece magari riesco a fare quando mi alleno, e invece lì tutti questi fattori esterni non ci sono, o non mi danno fastidio, oppure ci sono e li gestisco, appunto, e lì vado a 100, cioè faccio quello che devo fare, no? Allora mi aiuti a fare questa roba qua, e lì si instaura tutto quanto un lavoro che è personalizzato in funzione della persona che è davanti, naturalmente ognuno ha le proprie chiavi, no? Per arrivare a determinati cambiamenti, però c'è qualcosa che non è eliminabile, che è la capacità di gestire la parte emotiva, perché se tu non hai controllo di questo, allora puoi soltanto incrociare le dita, vai in campo, se è il giorno giusto, che ti gira tutto bene, che ti senti bene, dai 100 e fai la tua prestazione come te la sei immaginata. Se invece diventi, tra virgolette, vittima di non lo so, magari sei agitato, magari sei preoccupato, magari sei troppo euforico, troppo carico. In ogni caso non hai controllo, cioè di fatto diventa casuale il tuo risultato. E quindi il primo obiettivo che mi prefiggo con le persone che lavorano con me è quello di togliere casualità dai loro risultati. E come ci riesci? Gestendo gli stati d'animo, fondamentalmente. Allora io questo non ricordo se ne ho scritto a riguardo, però ci sono varie tecniche, ci sono vari modi per arrivare a questo controllo, che ovviamente è contingentato nel tempo, perché noi non vogliamo persone che siano sempre ipercontrollate, cioè la vita è fatta, no? Di emotività, anche di decisioni prese, di momenti in cui è la vita che ti prende, quindi noi non vogliamo creare dei robottini, però se ad esempio sei un professionista e devi performare, perché fai una gara di sci e dura 90 secondi, lì ci devi essere, non è che puoi sperare quel giorno, Se no? sei un cardiochirurgo e devi operare, non puoi sperare di Ad essere esempio, dell'umore esatto, giusto. assolutamente, ad esempio, sì, quindi lì ci vuole del controllo. E io spiego loro questo fatto, che la nostra mente è un po', come dire, abituata, anzi forse probabilmente non è un'abitudine, è un default, cioè noi usciamo dalla fabbrica così, e abbiamo una serie di caratteristiche, no? È abituata a saltare avanti e indietro nel tempo, ok? Quindi, anzi, e non è abituata a stare nel presente, quindi... O, questo capita a tutti, poi quelli che ti dicono no, non è vero, io sono qua, cazzate secondo me, cioè tutti facciamo avanti e indietro nel tempo, quindi se la mente va nel passato, ad esempio, e ci va a fare delle cose utili, non so, ti ricordi un momento in cui sei stato particolarmente capace, no? Di fare qualcosa, o un ricordo dove hai riso, ti sei divertito, o qualcosa che ti ha dato orgoglio e soddisfazione, tutto ok, fantastico. Non impatta sui tuoi stati d'animo in maniera negativa, al massimo ti rende di nuovo gioioso, contento, grato, orgoglioso, no? Oppure va nel passato e rimugina su quello che non può più cambiare, quindi frustrazioni, pentimenti, rotture di scatole, Rimorso. rimorsi, errori, no? Ed è chiaro che se la tua testa fa questo e, come ho detto prima, lo fa spontaneamente, automaticamente, e tu non è che possa, non ti può generare un'emozione che poi ti è utile per fare la tua operazione o la tua partita o quello che è, no? Oppure se ne va nel futuro. Quando se ne va nel futuro, ecco qui veramente poi le persone dove si incasinano, la mente deve fare una scelta, deve fare una scelta che è questa. Se va nel futuro a figurarsi quello che sta per accadere, che corrisponde alla tua aspettativa, quindi di fatto le cose che vanno bene, tu ti senti eccitato, contento, non vedi l'ora che quel momento arrivi, ok? Ma se vai nel futuro a pensare che tutto andrà male, che quello che vuoi che accada non accadrà, che le cose gireranno per il verso sbagliato, che i tuoi progetti falliranno, lì c'è fondamentalmente c'è ansia, Anzi, c'è una certo. sensazione di ansia. Quindi quando le persone mi dicono come faccio a non provare ansia quando scendo in campo, qui il tema è: intanto, se dovresti essere capace, allenato, a tenere la mente nel presente. Se però non lo sei e la tua mente va nel futuro, vai a immaginarti delle cose belle. Perché se vai in futuro come dire, ad anticipare delle catastrofi, è normale che poi tu provi delle sensazioni di ansia. E quindi lavoriamo su questo, su una serie di tecniche e strategie che ho messo a punto per o allenarsi ad andare
Nel futuro, nel passato lo usiamo poco. Io cerco, io il passato è successo, lo lascio lì e non ci faccio occupi più di tanto, al suo ruolo e va bene. Però vai nel futuro, vai a farci delle cose utili, vai a farci delle cose belle, oppure ti alleni, ti abitui a stare nel presente. E allora da lì, ne avevamo già parlato io e te. Nasce, no? Il collegamento con lo studio della musica, di questo strumento, del pianoforte, perché io ricordo quando studiavo con te che si arriva ad un punto di saturazione, no? Delle tue, Quella che chiamo RAM. della RAM, sì, è un ottimo paragone, cioè della capacità della mente di trattenere, gestire informazioni input, si satura. E nel momento in cui si satura, tu l'hai fregata perché l'hai ingabbiata nel presente. Lei non ha più la risorsa per andare nel passato e non ha neanche la risorsa, la RAM, per andare nel futuro. Se lo fa, sbaglia perché è saturo. Ok? Quindi è fighissimo. Io penso che sia proprio è una forma di meditazione. C'è una citazione di un pianista, potrebbe essere Allevi, che penso che sono dei pochi conosciuti a livello, diciamo, mainstream, no? Quindi lo possiamo dire, di Allevi, che in un suo libro scrive: suonare un gesto totale, che secondo me, cioè, è perfetto, no? È un Certo. gesto totalizzante, cioè tu quando suoni, secondo me non quando suoni, quando studi un pezzo e non l'hai ancora mandato a memoria, allora sei nel presente. Quindi il modo di insegnare musica che tu utilizzi di fatto è un modo per gestire gli stati d'animo. Adesso dimmi se ho incorniciato bene tutto quanto il discorso, dammi il tuo contributo e dimmi assolutamente come fai a tenere i tuoi allievi nel presente, perché questo può essere utile anche a livello di allenamento mentale, a livello di coaching. Beh, il mio percorso è molto interessante dal punto di vista della gestione degli stati d'animo e ti spiego perché. Perché la maggior parte delle persone che vengono a suonare pianoforte per la prima volta vengono con addosso quello che io visualizzo come un carico, proprio un macigno che Cioè, si tu li vedi portano. arrivare con un macigno sulle Sì, spalle, non è ok, a prescindere da reale. chi hai davanti. Quindi anche io sono venuto da te così. Ma tu eri un po' più Avevo una sbruffone. pietrolina. Cos'è? Una Va pietruzza. bene, Però a ok. seconda delle persone io li vedo arrivare con questo sacco di pregiudizi addosso. Devo dire che purtroppo capita molto più nel senso nel genere femminile. Nel genere femminile sto sacco è più grande di loro e quindi è un lavoro più duro. Ma non mi va di generalizzare, diciamo che fino adesso in questi 20 anni di insegnamento agli adulti è stato così. Quello che è più difficile non è insegnare all'adulto a suonare il pianoforte, a fargli muovere le dita, ma fargli credere, innanzitutto che può farlo, secondo che non è una cosa artistica difficilissima, perché noi stiamo imparando semplicemente a coordinare le dita in posti diversi, stiamo facendo la battaglia navale delle dita, cioè muovi il dito in F1, solo che F1 è un Fa magari, G1 è un Sol, eccetera, eccetera. È una cosa meccanica, l'arte è un concetto che viene dopo, e quindi già questo è il primo bias che si ha nel pensare che si va a studiare una cosa difficilissima. Non è difficile, se tu hai imparato a guidare la macchina, puoi imparare tranquillamente a coordinare i gesti anche col piano. Però tornando al discorso dei pregiudizi e di quello che è la mia esperienza, la cosa più difficile è trovare il modo di fare una sorta di reset di tutti quelli che sono i loro pensieri, soprattutto le convinzioni, perché una persona non arriva qua come un bambino, quei bambini facili, arrivano qua, vogliono suonare e li fai suonare, li fai fare la scimmietta e lo fanno, ma a me non piace quel genere di insegnamento. A me piace trovare una persona con 800 milioni di sovrastrutture mentali e andare lì e farne esplodere una dopo l'altra, proprio Come il reazione pluriball, multiball, come si chiama quello Esatto, che impacchetta esatto. È una le... reazione a catena e quindi fai scoppiare la prima, fai scoppiare la seconda, la terza, più da E bombarolo, come cioè. lo fai? Cioè, come le cambi queste cose? Allora, aspetta, Sì. perché non è detto che tutti coloro che ascoltano poi questo episodio sappiano cosa intendiamo con convinzione, quindi mettiamoci d'accordo io e te. Per me, per il lavoro che faccio io, una convinzione è un'idea, una sensazione di certezza rispetto a un certo concetto, un determinato concetto. Ad esempio, io posso avere la convinzione di essere capace di imparare in fretta. Non è necessariamente un fatto. Magari mi metti davanti un'abilità che non ho mai sviluppato e ci metto 5 anni ad apprenderla, quindi sarebbe smontata. Però io mi ci approccio con la convinzione che la imparerò in fretta, quindi questo influenza i miei comportamenti e di conseguenza il risultato. Questa è per me una convinzione. Per Ok, te è la stessa per me la cosa? convinzione è simile, diciamo che la convinzione è la voce e sono le voci che hai in testa che ti dicono
non lo farai mai, non sei capace, con le tue dita non sarai mai in grado di farlo, non avrai costanza, non lo farai a lungo, poi smetterai, ma stai sprecando tempo. Tutte queste voci che non sono le tue, diciamo che sono mutuate da, le hai ereditate da o i genitori o il partner o altri partner che hai avuto, O magari delle esperienze, perché o può magari essere anche successo in dalle passato. esperienze che ti hanno messo in un contesto in cui tu, in quel contesto, hai dimostrato di non essere costante, di non essere capace, di non essere in grado. Quindi tu chiami le convinzioni questo dialogo interno che va a sabotare, no? Il risultato che cerchi di avere Sì, lo va a fondamentalmente. sabotare più che altro perché se io ho bisogno di un foglio bianco per scrivere un pentagramma e scriverci le note e le istruzioni per farti suonare, se tu, mentre io sto pazientemente scrivendoti le istruzioni per scrivere le note, il pentagramma e tutto il resto, mi vai a scrivere, ma tanto non sono capace, ma non ci riuscirò mai, io un po' cancello, poi tu lo riscrivi, un po' cancello, poi ti riscrivi, facciamo un gran casino. Certo. Cioè, io ho bisogno di una tavola rasa che mi permetta di insegnarti quali sono le istruzioni per suonare il pianoforte, perché di base si tratta di istruzioni all'inizio e basta, non ho tutto quello che viene sopra, le convinzioni, non sono capace, non ci riuscirò mai, è uno stimolo parassita che mi rende molto difficile insegnarti, soprattutto perché ti perdo cioè non ti ho più Sì. fra. Ti fa un danno doppio perché da una parte, come dici tu, toglie l'attenzione da quello che dovresti fare, che è l'imparare fondamentalmente, e come dicevi prima, si scrive sul pentagramma altro. Per di più quell'altro non mi pare che sia una gran comunicazione di quelle che ti fanno bene, perché è tutto un non serve a niente, non sono capace, non ce la faccio. Okay? Quindi tu su Esatto, questo lo vuoi rasare, cioè tu vuoi partire da zero. in più Ok, ci sono come lo ancora fai? quelli che magari ancora peggio sbagliano e cominciano a insultarsi. E quindi non solo hai fatto un errore scrivendo a matita sul foglio, ma ci cancelli con così tanta rabbia che mi spacchi tutto il foglio. Sono metafore, non stiamo parlando di situazione reale, stiamo parlando di una metafora. E quindi la situazione è: sbaglio una nota, comincio a dire sono un cretino, sono un deficiente, che scemo, perché ho sbagliato. E io mi chiedo sempre, ma tutto questo tempo che passi e questa energia che dai alla mente per dirti che sei uno scemo, non possiamo utilizzarla per ritornare indietro di una battuta e fare meglio quel passaggio senza fare tutto questo cine enorme delle scene da tragedia italiana di basso livello? Cioè, è semplice, troviamo il modo. E tu allora a questo punto mi dirai come fai? Sul come faccio ti dirò. Non è una cosa che si fa in due lezioni. Innanzitutto, la prima cosa da fare è mettere a proprio agio la persona, facendogli sentire che è in un ambiente protetto dove non subisce nessun tipo di giudizio, ma proprio 0000. Non ci sono giudizi, io sono qua come un supporto che lo deve portare da un punto A a un punto B. Per arrivare dal punto A al punto B c'è il percorso più breve, e il percorso più breve te lo dico io. Ovviamente, quando cominciano questi loop mentali, perché poi le convinzioni non sono cose che hai sul momento, sono cose che ti sei già detto magari 100 volte. E quindi è un percorso come sulla sabbia, la pallina, quale prende di strada? Quella che è già più scavata. Noi immaginiamo che queste convinzioni sono strade già in parte scavate, quindi se io ti devo far andare in una strada ancora non scavata, oppure c'è un'altra scavata, la tua pallina va per quella Certo, sì, scavata. uso un paragone simile quando dico alla persona sei davanti a un prato fondamentalmente che è incolto, ma qualcuno, o tu stesso in passato, ha già pestato l'erba, no? L'ha già calpestata, quindi ha piegato l'erba fondamentalmente dove sei indotto ad avventurarti, no? È difficile che tu vada a cercare l'erba alta, cioè Certo, vai a... stessa Ok, e cosa. se lo fai, lo rifai, lo rifai, dopo un po' non c'è più l'erba, c'è un sentiero, quindi poi lì non c'è neanche più da discutere fondamentalmente, arrivi lì e in automatico, pam, Prendi parti. quella Ok, decisione. quindi parliamo della Esattamente stessa cosa. uguale, è la stessa identica cosa. E quindi, Scusami, perché adesso mi viene in mente, questo è il sì. motivo per cui tu, quando studiavamo insieme, mi obbligavi a ripetere anche una singola nota se l'avevo sbagliata, cioè tu non accettavi il fatto che io mi avventurassi in quel sentiero Sì. e mi dicevi fermati prima di fare altri passi, lo rifai perché se calchi quell'errore, poi la prossima volta ti viene sempre più spontaneo, sempre più automatico. Bravissimo. La, Chiaro, l'apprendimento del chiaro, chiaro. pianoforte è fatto da tentativi che non devono essere tentativi, cioè sbagliando si impara, sul pianoforte non funziona. Nel senso, sbagliando si impara un corno, perché tu Si impara sbagliato. si sbaglia. Sbagliando si impara sbagliato. Ieri ho Bellissimo. scritto un tweet, tra l'altro adesso mi è venuto in mente, proprio ieri, che ho scritto, mi è venuto così, ho scritto non sbagliando, virgola, facendo si impara. Ok?
che va già meglio, perché va molto imparare meglio. Sbagliando, cioè, impari a sbagliare, impari come non si fa qualcosa. Quindi o lì fai infiniti tentativi, però c'è il tema che calchi nella testa infiniti errori. Infatti, col pianoforte cosa succede? Che gli allievi, soprattutto gli autodidatti, cominciano a suonare da soli un pezzo, lo sbagliano e vanno avanti, senza capire che nel momento in cui tu vai avanti a fare una cosa, è come se tu dessi l'autorizzazione a quella parte che sta apprendendo e le stessi dicendo che va bene così. Okay, ma non va bene così, non va assolutamente bene così. E di più, nella mia tecnica ho scoperto che per azzerare quel calpestio sul prato che hai chiamato tu, bisogna fare 3 volte giusto l'altra strada. Quindi tu hai sbagliato strada e hai lasciato un'impronta. Ok, ti faccio tornare indietro prima di fare un altro nuovo sentiero, ma nella strada nuova la devi calcare 3 volte questa volta per dimenticare la strada sbagliata, perché purtroppo la mente va sempre nella direzione della cosa che hai fatto la prima volta sbagliata. La prima volta purtroppo rimane impressa come una fotografia e quindi è un casino da quel punto di vista. Quindi cosa faccio io per cercare di levare tutti quei retropensieri, quelle convinzioni? La cosa che faccio è assegno dei compiti, mi metto in condizione di essere totalmente in empatia con la persona che è qua, quindi mi rendo conto di a che livello di RAM è la sua testa, cioè so che se gli faccio fare un esercizio, a seconda di come si muove, a seconda del suo sguardo, del suo respiro, di tante caratteristiche che ormai mi vengono naturali, io so se lo sto portando a livello oppure no. Infatti molti dei miei allievi sanno che io a un certo punto gli dico che ok, siamo saturi, boh, va bene così, stop, fermo. Ed è proprio un guidare una macchina in questo senso, perché la persona si trova qua, gli faccio fare delle cose semplici a incremento, quindi sempre un po' più difficile, ma il più difficile ci arriva quando il più difficile di prima è diventato facile, e quindi costruiamo e tu sei sempre in linea con quello che è la tua capacità di elaborazione, perché inizialmente la tua capacità di elaborazione, come me che corro, non correvo da una vita, sono andata a correre il primo giorno, dopo 200 metri ero ferma, poi ci ho messo 2 settimane, ieri ho fatto 11 km, mi sono anche fermata ma non così tanto, e questo è perché so perfettamente che la nostra mente apprende degli schemi, apprende, li supera, ma devi darle il tempo, devi dare la capacità di, tra l'altro, costruire fiducia in se stessa, perché se non costruisci quella voce positiva che dentro di te dice ok, va bene, forza, vai avanti, ok, non vai da nessuna parte, perché poi trovi il boicottatore che ti dice no, non ce la fai, quando comincia quella voce, addio. Ma è bello, molto interessante. Quindi la tua strategia di fatto è, intanto ti devi togliere l'abitudine di giudicarti, cioè non è una scuola, non c'è chi ti dice bravo o cattivo e così e basta, cioè questo è, ok? Sì, quindi sì, tu io qua parti faccio l'esempio per cui dico, se tu hai un figlio e quando ha cominciato a gattonare per terra e magari ha alzato i primi passi, gli dici ma sei uno scemo, perché non cammini decentemente? Ovviamente fai un errore, perché non potrà mai camminare bene, si è appena cominciato, ma è normale. È curioso questa roba che dici, mi è fatto venire in mente. Cioè, io ho insegnato a una bambina a camminare, effettivamente la incoraggiavo. Cioè, il tema era, cade e tu non ti poni neanche il problema del cazzo non dovrebbe cadere. Mm. Ok, aspetta, ho detto una parolaccia. Però 25 minuti senza dire parolacce, guarda che penso che sia... Di solito gli episodi durano così e le dico prima. Quindi, perfetto. Quindi 25, sono arrivato quasi alla fine di quello che sarebbe stato l'episodio standard e ne ho detta una. Fantastico. Però allora dicevo, caspita! Caspita! E caduto. Non ti sogneresti mai tu da genitore di sgridare o comunque rimproverare una bambina, un bambino che non sa camminare, ma non lo fai neanche quando ha 16 anni, 20 anni, cioè se un inciampa non è che gli dici scemo, se un inciampa gli chiedi se si è fatto male, e se un bambino lo incoraggi, gli dici riprova, no? Poi a un certo punto della nostra vita smettiamo, o soprattutto smettiamo con noi stessi, e quindi già questo, cioè, mi apre un po' una riflessione, chissà perché, smettiamo. A un certo punto smettiamo di incoraggiarci e cominciamo a criticarci, a sentirci esatto, deficienti. E c'è un altro argomento soprattutto fondamentale. Scusa, soprattutto su cose che non hai mai fatto prima, cioè che io se non ho mai toccato una tastiera di un pianoforte, perché mi dovrei come dire insultare, non mi ricordo se hai usato questo termine tu, ma era simile, se sbaglio sul pianoforte, c'è una cosa nuova, quindi perché non siamo più indulgenti
verso noi stessi. Cosa succede secondo te a un È certo punto? bellissima questa domanda e questa mi riconduce all'educazione. Io ho avuto un'educazione fighissima perché mio padre è una persona che ha fatto migliaia di cose, migliaia, cioè nella sua vita ha sempre sperimentato di tutto e di più, veramente di tutto e di più. E quindi io sono cresciuta in un ambiente fertile dove l'apprendimento era il pane quotidiano. Quindi apprendere significa che si parte da una base in cui non sai. E il non sapere era la fortuna di poter apprendere cose che non sapevi. Certo. Quindi il non sapere è sempre stato visto come che figo, non lo so, la posso imparare. La cosa che mi fa sorridere è come viviamo in questa società dove quando non sai una cosa quasi te ne vergogni. Esatto. Invece, la cosa che mi ha sempre permesso in questo senso di continuare a studiare e prendere altre lauree, prendere altri diplomi e altri percorsi di studio è stato il fatto di non avere paura di dire io questa cosa non la so, ma la posso imparare. E questo è fantastico secondo me perché se qualcuno mi parla e mi dice una cosa che io non so, io lo fermo e gli dico questa cosa non l'ho capita, me la spieghi? E sono felice di dirgli non la so, me la spieghi, sono felice di fare la persona ignorante perché l'ignoranza è la possibilità che hai di scoprire qualcosa di nuovo. Mentre chi viene a fare pianoforte probabilmente non abituato a questa educazione molto aperta nei confronti dell'apprendimento. Si vergogna di non sapere, si vergogna di dirmi guarda, io non riesco a capirla questa cosa, si vergogna proprio e quindi io devo prevedere questa vergogna e fare tutto un lavoro dove sono io che prendo in un certo senso le redini della parte di azione nella tua testa e ti chiedo proprio il permesso, io chiedo permesso, guarda, posso dirti io che cosa fare? Tu pensi ascoltando solo la mia voce e ti fai guidare solo dalla mia voce, quindi io ti dico mano destra, pollice sul re. Articola, pollice, adesso secondo sul mi, secondo, e in questo caso riusciamo per un attimo a interrompere tutta quella catena di convinzioni, pregiudizi, loop mentali, perché io ti tolgo dal comando, ti chiedo il permesso di entrare io al posto tuo e tu devi solo seguire la mia voce e in questo modo provi l'esperienza giusta al Ok, pianoforte. quindi da lì in avanti la persona si affida a te. Sì, e beh, ovviamente non capita il primo giorno, No, deve certo. essere una cosa. Quindi il tema secondo te è una cosa culturale, sociale, per cui a un certo punto iniziamo a non perdonarci più, fondamentalmente. Per non sapere, intendo, no? Perché poi non è che io non sono per il perdono, cioè ci sono persone che fanno proprio cazzate, ma anche io ne Sì, faccio, e allora lì ci no. sta il dire, vabbè, Parliamo ma di sei, cioè, te la apprendimento. sei cercata, voglio dire, no? Certo. Ok, invece su cose che non conosciamo effettivamente. Non è né ragionevole né giusto giudicarsi perché non si è capaci, no? Ma Di così come anche fare nello qualcosa, sport, cioè certo. questo lockdown, lo faccio sempre come esempio, ha messo addosso a molti una quantità di chili, grasso e peso veramente enorme. È logico che se dall'oggi al domani vogliamo fare di nuovo sport a livelli come facevamo prima del lockdown e tornare in quella forma, saremo delusi. E quindi l'indulgenza, e preferisco indulgenza a volersi bene che è troppo utilizzato, ma l'indulgenza con se stessi è la condizione sine qua non per poter fare le cose. Perché se io non fossi stata indulgente quando dopo mesi ho corso e mi sono fermata dopo 200 metri, e avessi detto sei proprio una deficiente, ormai sei invecchiata, non ce la Certo, fai ti più, fermavi lì, non ci riprovavi più non neanche. ci riprovavo più perché Tra devo. l'altro, questo avrebbe rinforzato la convinzione di non essere capace. Quindi poi, lì poi succedono, ci sono delle dinamiche che conosco bene, e a volte ci lavoriamo. C'è il tema del travaso, nel senso che a volte tu hai un oggettivo limite su cui dovresti essere indulgente e non lo sai peraltro, come stiamo dicendo. Quindi ti giudichi e poi questa roba passa anche in altre abilità che non c'entrano niente, no? E fai la tua bella scalata sui livelli logici che tu conoscerai e diventa poi un'identità. Quindi non è più il non sono capace a fare X, ma non sono la persona Y. E quelli sono Certo, cavoli sì. perché poi cambiare un'identità, a parte che ci vuole più tempo, perché non è che faccio una tecnica e cambio l'identità, non è proprio così. Ci vuole più tempo perché ci vanno dei risultati per cambiare un'identità e poi hai fatto. Sei andato più in profondità, no? Nel cambiamento, quindi bisogna stare attenti effettivamente a queste Certo, cose. e bisognerebbe anche conoscersi un po' perché, sempre riprendendo l'esempio della corsa, è vero che adesso corro, però vado a una velocità talmente lenta che, cioè, qualcuno potrebbe chiedermi, ma stai camminando, non stai correndo, vado, faccio gli 8, quindi, cioè, una roba vergognosa. Però, anche se c'è questa voce che mi dice, sì, ma cosa corri? Stai facendo quello che potrebbe fare un novantenne? E io dico, vabbè, lo faccio, mi sento meglio dopo.
quindi lo faccio, è quello che il mio corpo si può permettere in questo momento, né più di meno. Come faccio a capire che non posso permettermi di più? Perché sono al limite, lo percepisco. Ok, questo, ecco, questo è un tema importante, perché poi è un attimo che uno scivoli nell'alibi, no? Quindi non riesco a fare qualcosa, vabbè, però più di così non posso dare. Allora, io là, su questo tema sono sensibile, perché sono Certo. duro da questo punto di vista, perché un po' di, come dire, di scusite esiste, no? Come malattia. Quindi bisogna, come dici tu, avere l'onestà, perché poi è soggettiva la cosa, cioè avere l'onestà e la percezione di sé che ti fa dire, oh, ho dato veramente tutto, cioè io più di così non ne ho, non posso dare, oppure ho tirato un po' i remi in barca, effettivamente, potevo impegnarmi un po' di più. Lì devi essere onesto, Certo. cioè lì non può essere l'insegnante, non Sì, può essere il coach, non può essere certo. nessuno che viene da fuori e ti dice tu puoi dare di più perché ti vedo, che dice no, guarda, non ne ho più di così, cioè questo è il mio limite in questo momento, che È deve essere quello vero. che dicevi prima, quando insegni che osservi uno e capisci Sì, quando è è saturo, la fondamentalmente. sensibilità per capirlo. Ed è interessante perché tu dici la scusite, a volte c'è anche il troppo. Io faccio sempre un esempio che mi piace da matti. Tu una volta mi definisti la regina delle Ma infatti, metafore. ma mentre parlavi, ho detto adesso dopo nel podcast dico: Silvia, ma quante metafore usi? Cioè, nella tua comunicazione sono integrato una serie di metafore, perché le usi? E avrei aperto questa parentesi. Però adesso me l'hai svelata. Me lo sono ricordato Quindi questo adesso episodio, anziché perché. durare 5 ore, durerà 4 ore e mezza, Eh beh, giusto. perché mi hai bruciato quello che volevo introdurre dopo. Dai, Questo è andiamo avanti bellissimo, su questa questo è linea che mi bellissimo. piace. Allora, tu parlavi di scusite, quindi quando uno, io parlavo di corsa, arrivo agli 8, il mio limite, non ce la faccio adesso a far di più. E quindi mi tengo sotto, tu dici può essere anche una scusa per invece non andare oltre quello che è il tuo limite e crescere, quindi andare sopra. E io dico, ci sono due rischi, uno è quello di non chiudere abbastanza bene la bottiglia con il tappo e quindi rischi di lasciarla aperta perché non ti sforzi abbastanza e non l'hai chiuso sto tappo. L'altro rischio è quello invece di chiudere così forte che il tappo fa il giro dall'altra parte di nuovo aperto. Non ti è Ok, mai capitato di chiudere sì, una di bottiglia rompere un filetto e talmente forte certo. che è la bottiglia di nuovo aperta? E Ok. quindi tutte e due le cose non portano all'equilibrio della chiusura che serve per chiudere la Che ne bottiglia. infatti è una sensibilità, perché tu quando avviti una bottiglia di plastica e metti il tappo, Esatto. senti che più di così quel tappo non va, se lo forzi lui gira, ma poi gira vuoto. Esatto, esattamente Ok. Ah, rende quello. molto bene l'idea. Guarda, Rende sei la. brava con le metafore, le usi bene, rende Mi molto bene piace, l'idea. sì, E quindi esatto. non, lì non possiamo dare un criterio alle persone, cioè non possiamo dirgli quello è il tuo, cioè chi lo dice, Allora, non può dal punto funzionare. di vista sportivo, io potrei dire il mio limite è quando arrivo a una frequenza cardiaca che fra un po' muoio, cioè nel senso è quella Vabbè, ma e lì abbiamo un numero. abbiamo un numero, lo si può Ok. parametrare. Il limite al pianoforte di quando uno studia è quando il numero di errori che comincia a fare ogni tot di note è troppo alto e quindi stai andando a superare il tuo limite, devi fermarti, Quindi lì non tornare c'è più indietro. apprendimento, c'è No. smarronamento, perché Sì, sbagli tutto, sbagli ti tutto, ti scarichi. incazzi e E infatti in quel momento bisogna smettere cosa fai? e Togli? Cioè io toglierei se fossi in te, semplificherei, toglierei saturazione, cioè sì. abbasserei un po' la Allora, ci difficoltà. sono due possibilità, dipende dal momento. Tu forse sai che uno psicologo psichiatra statunitense che si chiama Ernest Rossi ha teorizzato 40 anni fa, se non sbaglio, in un libro che si chiama I cicli ultradiani, un sistema per cui le persone entrano in una fase di arousal, di concentrazione, che poi pian piano si spegne e dura più o meno 20 minuti. Questi 20 minuti No, sono 25, C come 25. gli episodi del mio podcast, perché non è che l'ho scelto a caso, questo numero, dillo, dura 25 minuti, oppure 20, ma faccio un po' di Come il cazzeggio un po' pomodoro, all'inizio, esatto, una cosa esatto. del genere, E, 20 minuti di comunque, diciamo concentrazione. che il picco è in questo tipo di ciclo. E Ernest Rossi li ha studiati molto bene, ha visto che all'interno di questa sinusoide, nel momento in cui siamo nel picco, rendiamo al massimo, poi pian piano le nostre prestazioni scendono fino a quando poi non abbiamo più concentrazione, cominciamo a sbadigliare, vogliamo andare in bagno, sentiamo l'idea di un caffè, di una sigaretta, di tutte queste cose qua. Ok, quello è il cervello che trova delle alternative per distrarti e Ti ti dice, chiede, per favore, fammi fare una pausa un attimo, poi io ti ridò di nuovo il picco di concentrazione, però ci esatto, dobbiamo fermare un ma è secondo. una cosa che ha Ok. senso, cioè ha senso. Le mie lezioni normalmente durano un'ora, di quest'ora io ho due picchi, infatti, di dove riesco a farli lavorare bene i miei allievi. Nel resto è intrattenimento, si parla, si dice qualcosa, si
Non è attività per un'ora, perché sarebbe spreco, cioè io ti faccio tornare indietro più che farti andare avanti, perché la tua concentrazione massima me la devi dare, io devo costruire quella cosa e in quel momento posso darti il massimo. Un altro esempio interessante è che io ho zero memoria, infatti non ho mai studiato niente a memoria al Ma mi ha appena pianoforte. citato Dante, in quattro Appunto. pagine, sapevi tutto. No, Stai ti ho mentendo citato il clamorosamente. 33° canto dell'inferno di Lei non ha Dante. memoria, Ma capito? perché adesso mi sono infognata questa storia del 33° canto per varie storie che non ti sto a raccontare, sono troppo lunghe, e quindi ho detto, basta, lo devo imparare a memoria. Me lo devo imparare a memoria in modo che il 25 di marzo, che è il Dante D, posso finalmente recitarlo. Adesso l'ho detto, quindi mi sono fregata, se non riesco poi a impararlo sono nei guai. Comunque vabbè, speriamo di riuscire. La cosa incredibile è che io non imparavo una memoria dalle elementari, dal salice, le fronde dei salici, figurati, dalla quinta elementare. L'inizio per imparare aspetta, per imparare le prime due terzine di questo canto ci ho messo 3 sere. Ho detto, vabbè, la mia mente ormai è bruciata, però a me non me ne frega niente, io la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, devo impararlo, cioè no, non posso, cioè è una questione di principio. E alla fine mi rendevo conto che l'apprendimento durava più o meno 20 minuti, guarda caso. E poi cominciavo a disimparare, cioè cominciavo a ridimenticare le cose che avevo imparato, le frasi non venivano più, cambiavo i nomi, cambiavo i sostantivi e quindi dovevo smettere. E quindi ho notato, a parte che poi il secondo, il terzo e il quarto giorno, sulla radice che si era creata delle prime terzine, riuscivo ad andare molto più liscia nelle altre. E quindi ne ho imparate una ventina di terzine in una settimana. Considerando che io parto da zero, cioè sono un incapace, o meglio, questo, ho la convinzione di essere un incapace della memoria perché è da quando sono piccola che sono convinta di questo. Ma nonostante questa convinzione, l'idea e la motivazione per imparare questo canto era più forte e quindi desideravo farlo. Ho detto, chi se ne frega della convinzione, la metto un attimo a cuccia e nonostante, ecco, nonostante non abbia memoria, ma io questa roba la voglio imparare. E quindi sono contenta, sono molto contenta. E il tempo che mi serve per imparare una terzina è di 20 minuti, poi stoppo e poi altri 20 minuti dove rivado a prendere la terzina con la parte prima, la parte dopo e poi basta. Se faccio di Ok. più, strabordo. Sì, poi magari è così anche per altri, cioè questi 20 minuti o quello che è, okay, cioè, potrebbe essere così. Scusa, io voglio tornare, no, su quello che dicevamo prima, perché per me veramente è un tema proprio che le persone mi chiedono fondamentalmente. Quindi io cerco soluzioni, no? Non è che una mia fissa quella di dare quando serve, questo è importante specificarlo, controllo emotivo alle persone, no? Però è una necessità loro, me lo chiedono gli atleti, me lo chiedono i manager, me lo chiedono prima di dover gestire una situazione critica, prima di dover tenere una riunione. Cioè lì il tema è, ti dicono, io non voglio le emozioni tra le palle. Ok, non voglio emozioni perché magari mi arrabbio, ma nel farlo cambio la mia comunicazione, quindi che ne so, alzo la voce, uso altre terminologie e perdo autorevolezza, perché se ho un qualcuno, per esempio in riunione, che mi deve dare contro e vede che mi innervosisco, che mi arrabbio, capisce che è una mia debolezza, no? E sa che lì sono meno, anche a livello di contenuto, meno ferrato, no? Quindi lì poi può andare a darmi fastidio. Questi sono esempi, no, di cose che mi sono capitate. Comunque, di fatto mi si chiede principalmente questo, no? Cioè, Il dammi controllo libertà, delle sì, dammi emozioni. libertà contingentata nel tempo da emozioni non funzionali, ok? Quindi niente rimorsi, niente arrabbiature, niente ansia, niente paura e niente troppa euforia. Quindi non va neanche bene quando tu esageri, no? Perché magari hai un ruolo da mantenere, quindi di fatto devi essere il più possibile neutro. Quando tu arrivi a quella saturazione insegnando il pianoforte, no? Ce l'hai quella condizione che cerco io, cioè, perché ti spiego il motivo. Io ho messo a punto delle tecniche che non le dico queste nel podcast, perché nel podcast regalo un sacco di roba, ma queste due tecniche no, visto che ci ho dovuto lavorare per 10 anni, quindi queste sono esclusive di chi viene a lavorare con me, che fanno esattamente questo, solo che io non lo faccio con un pianoforte davanti, cioè ho trovato dei modi che non richiedono strumenti, quindi si fanno soltanto nella testa, ma che saturano la RAM del cervello. Due tecniche che senza strumenti, quindi soltanto io e una persona, portano a quel livello di saturazione che li costringe a stare nel momento presente, quindi a cancellare di fatto l'impatto emotivo del passato e del futuro. E
Bisogna ricordare il pezzo del discorso che stavo facendo prima No, per andare avanti. praticamente come faccio io col pianoforte a... No, questo l'ho capito come fai, esatto, mi è venuto in mente. Il tema è otteniamo lo stesso risultato attraverso due strade, fondamentalmente. Certo, in effetti sì, potrebbe essere questo, ma diciamo che la verità è che col pianoforte il controllo delle emozioni non è funzionale, nel senso che le tue emozioni mi servono, sono la benzina dell'interpretazione, sono la benzina proprio del tutto, cioè io ti porto un controllo delle tue emozioni, ma già che la parola controllo mi fa venire paura perché sono una maniaca del non controllo, cioè... Qualsiasi cosa che implichi un controllo, dall'agenda all'elenco di cose da fare, per me è una gabbia, quindi non sono in grado di controllare nulla. Però viaggio, esattamente un'altra metafora, come in quel film bellissimo che si chiama Contact, dove la protagonista, Jodie Foster, a un certo punto in questa nave che è pensata dagli alieni, la costruiscono alla NASA. Però costruiscono una cosa che non era prevista, ovvero una sedia per il pilota, per il poverino, quello dove stare in piedi, gli hanno detto, non l'avranno pensata, l'hanno data per scontata. E quindi costruiscono per un eccesso di zelo questo posto dove si può sedere l'astronauta e lei vede che nel momento in cui parte l'astronave, lei balla da morire su questa sedia, è impossibile, non riesce mai a star ferma. E quindi questo controllo per riuscire a star ferma alla fine scopre che la sedia si stacca e lei nel vuoto è perfettamente in equilibrio. Quindi senza questa struttura di controllo che serviva per proteggere niente, alla fine lei è in perfetto equilibrio. Quindi io faccio sempre questa cosa quando mi si dice ma tu non hai un'agenda, non hai un elenco di cose da fare. Dico sì, però io sono in perfetto equilibrio, cioè la mia mente mi dà i ping nel momento in cui devo fare le cose, quindi io so esattamente, anche se non è alla mia, non ce l'ho in testa, io so che a un certo punto mi arriva il messaggino mentale, devi fare questo. E me lo ricordo sempre all'ultimo momento, ma all'ultimo momento utile per poi arrivare in tempo. Quindi per me, per adesso La questa cosa... strategia funziona. Ok. Sì, funziona. E faccio un botto di cose, non è che ne faccio due e dici no, ne faccio 1 miliardo. Quindi funziona molto bene, direi, per adesso. Ma quello che ci rifà tornare al tuo discorso delle emozioni è che col pianoforte le emozioni impari a utilizzarle incanalandole all'interno di uno strumento, cioè il pianoforte diventa lo strumento magico che prende le tue emozioni, le trasforma e soprattutto non le giudica positive o negative, cioè si abbatte totalmente la definizione di emozione buona e emozione cattiva, non esiste. Se sei incavolato come una iena o arrabbiato, suonare il pianoforte in una certa maniera può far diventare quella rabbia fuoco, passione. Qualcosa di stupendo, di un'improvvisazione. Io faccio fare molto spesso improvvisazione agli adulti, e attraverso l'improvvisazione tu riesci a dare a queste persone la possibilità di utilizzare le loro emozioni, dandole, nobilitandole. Cioè, la rabbia non diventa disfunzionale, diventa un sentimento nobile da far uscire attraverso la musica, e diventa nobile perché con la musica diventa bello. E quindi stiamo dando un senso a qualcosa che dentro di te magari non ce l'aveva perché ci hanno detto che non bisogna, non si fa, eccetera, eccetera. E più noi reprimiamo queste emozioni, giudicandole buone, cattive o brutte, più loro scalciano perché sentono di avere il diritto di esistere, di parlare. Cioè, nella nostra testa non è che siamo nati con la classificazione emozione buone, emozione cattive. Sono tutti stimoli mentali, stimoli neurochimici che avvengono nella nostra testa, non è che solo perché ci siamo detti che non è buono arrabbiarsi o avere l'ansia, non ci sono. Ci sono, è così. E quindi trovare un modo col pianoforte di dar loro un senso a volte serve proprio per cambiare, tornando all'inizio del discorso che facevi tu, le persone. Nel senso che io non cambio un bel niente, ma permetto loro di scoprirsi in maniera più bella, più significativa e quindi perdonarsi. Perché il pianoforte ti dà un senso a quella sensazione se sei arrabbiato come un matto. Io qualche mese fa ero ma fuori di testa per una relazione che avevo avuto con una persona, però mettendomi al pianoforte riuscivo a trasformare questa sensazione terrificante in qualcosa che avesse un senso. Forse è per questo che si chiama strumento. Forse sì, è vero, è Un vero. tramite, nel senso di Sì, tramite, lo cioè... uso per. Infatti, quello che io dico sempre è il pianoforte è uno strumento per
per raccogliere le nostre emozioni e trasformarle in qualcosa di Quindi su questo è meraviglioso. interessante perché abbiamo degli approcci diversi, no? Ma penso che siano semplicemente perché io alla fine do un servizio, no? Quindi se una persona viene da me e ha una situazione da risolvere in questa direzione, non è che gli posso dire adesso questa emozione la incanaliamo, ma magari potrei, cioè dovrebbe essere un po' un'apertura mentale da parte mia, però di fatto se mi dice io ora voglio essere così, cioè mi devo sentire così perché mi ha chiesto dalla mia professione di essere così. Allora lì ci sta che studiamo delle tecniche, troviamo dei modi, ci alleniamo per avere quel tipo di controllo. Invece tu, giustamente, che non hai questo bisogno, usi lo strumento, usi il pianoforte per dare probabilmente una direzione diversa, che poi è una forma di energia, no? Soltanto che la canalizzi dove ti serve Hai detto e bene. che nel farlo si trasforma, peraltro. Quindi quando tu Esatto. la sposti, cambia anche proprio forma. Esatto, il pianoforte è uno strumento che incanala, prende le tue emozioni, le trasforma e te le trasforma in qualcosa di diverso, che ha un senso e che quindi dà una ragione all'esistenza di quelle emozioni, perché le emozioni sono energie, cioè è un'energia, è la vita. Quando si dice io non voglio avere emozioni, ma porca miseria, come no? Senza emozioni sei morto, ma non è neanche l'emozione, un chirurgo per esempio, dello spavento che magari hai fatto qualcosa di Che magari ti è sbagliato utile, e dell'ansia di fare la cosa certo, bene, che ti cioè... allerta, ti sveglia i Ma sensi e ti. certo, le Certo. emozioni sono fondamentali, ci hanno fatto sopravvivere per centinaia di migliaia di anni, quindi sono fondamentali le emozioni. Bisogna trovare il modo di utilizzarle a nostro vantaggio. Secondo te, quando è che diventano un limite? Cioè. A volte lo sono, no? Perché poi è oggettivo. Ad esempio, io una cosa che dico spesso, l'ho scritta, la ribadisco, martello su questo concetto, è l'invito che do alle persone è se tu sei in un momento di picco emotivo, nel bene o nel male, no? Quindi un'emozione che ti piace, un'emozione che ti dà fastidio, poi magari ci usciamo da questa logica del bello brutto, come fai tu, io ne uso un'altra che è semplicemente utile o non utile, o meglio, funzionale o non funzionale. Cioè, se ti serve in quel momento lì essere nervosissimo, incazzato nero perché in quel momento ti dà il risultato che vuoi, va benissimo, è funzionale quell'emozione, quindi poi magari è spiacevole addosso proprio come sensazione, ma l'emozione serve, ok? Quindi il concetto è utile o non utile. Cosa stavo dicendo? Che non me lo ricordo più veramente. Sono gli anni che passano e i 25 minuti ben Dal momento in cui superati. sei con una persona, Ah, eccetera, sì, esatto, grazie Silvia. Non hai fatto nulla, ma mi è venuto in mente. Sono tornato sul sentiero, no? Nella mente. E ci sono di nuovo uscito. Non sto scherzando, sto partendo per varie tangenti. quando sei con una persona e le emozioni funzionali non funzionali. No, devi dirmi qualcos'altro, se no mi viene in mente Emozioni cosa volevo funzionali, non dire. funzionali, e poi Prima, le cioè, dici riavvolgi. di... Ma eravamo... Ah, ci sono veramente. Quello su cui io mi impunto è, signori, non prendiamo decisioni che impattano a lungo sulla nostra vita, quindi attento, non la decisione del cosa faccio da qua a 5 minuti, no? Però decisioni che impattano a lungo nella nostra vita, che possono avere un eco che poi dura mesi, anni e quant'altro, in presenza di picchi emotivi. Cioè, o gestisci quel picco, oppure rimandi la decisione. Mi innamoro, mi Quando? sposo domani. Una cosa del genere, una cosa del genere. Quell'emozione lì, l'idea di sposarsi domani perché oggi quella persona che hai conosciuto mezz'ora fa la guardi negli occhi e ti viene farfalle nello stomaco, ti gira la testa, non capisci più una mazza. Secondo me è un'idea sbagliata. Cioè, poi magari va tutto bene, ma è un rischio che non ti puoi prendere. Se la decisione è stasera mangio la pizza o mangio il sushi, chi se ne frega, questo non avrà nessun impatto sul lungo periodo. Però se lascio lavoro. Mi Lascio il trasferisco. partner, faccio un figlio, cambio città, cambio squadra, perché cambio azienda, eccetera, eccetera. Beh, lì no, cioè, lì l'emozione eccessiva. Poi vabbè, sarò ingegnere, però qui si prende una bilancia, si mettono i pro e i contro, si fanno degli. Ma io le decisioni, cioè, se impatta sul lungo periodo, secondo me le decisioni vanno Fai un prese così. Excel se Ma in un impatta su. certo senso, sì, in un certo senso vado a soppesarle. E noto intorno a me che. Le persone che hanno assunto decisioni più analitiche, parlo sempre di decisioni che hanno coda nel tempo, e quindi non robe che vabbè, dove vado in vacanza, vabbè, quella ancora. Però se già andiamo all'anno prossimo, no? Comincia a essere una decisione che un po' di impatto sul tuo futuro ce l'ha. Ecco, dicevo, le decisioni prese analitiche poi alla fine si avvicinano di più al risultato che speravi, o meglio, rendono meno casuale il risultato finale e quindi limitano
l'effetto dei fattori esterni, no? Quindi io ho anche questa visione qua dell'emozione che ha il suo ruolo, fantastico, assolutamente. Poi la natura non fa robe a caso, quindi se ce le ha date le emozioni è perché se Certo. fossero state inutili le avrebbe fatte fuori, quindi non è, Certo, semplicemente non le sì. proveremmo. Però attenzione quando poi si prendono decisioni, quindi altre cose che altri temi su cui lavoriamo poi sono questi, anche imparare a. Ma non è tanto togliere l'emotività, perché forse mi sono espresso male prima, e scinderla dall'analisi ragionevole di un evento e poi della decisione. Poi magari se rimani nel dubbio puoi anche usare, ecco, questa è una cosa che a volte siamo arrivati a volte a questo punto con delle persone che mi hanno chiesto consulenze e quant'altro, metti tutto sulla bilancia, ok? Quindi metti pro, contro, immagini uno scenario, immagini una conseguenza, e cazzo, sta bilancia sta in equilibrio lo stesso. Ok, quindi no, cioè, non puoi decidere perché magari non hai abbastanza elementi, perché non hai effettivamente la possibilità di vedere nel futuro, e quindi quella decisione non riesco a prenderla perché non si è sbilanciata, no? I pro e i contro, faccio o non faccio. Lì cosa faccio? Mi chiedono, e allora lì mi arrendo e dico, oh signore, lì c'è l'istinto. Cioè, a quel punto ti abbandoni e lì vai dove ti porta il cuore, nel senso, qui scegli proprio di pancia, ma dopo l'analisi, no? Fredda, Certo. possibilmente numerica, Ora mi muoio. assolutamente sì, possibilmente numerica dell'impatto che ha sul lungo periodo. Quindi abbiamo un po' divagato sul Vabbè, tema però è delle molto emozioni. interessante perché poi bisogna distinguere, secondo me, quando nel caso del matrimonio, per esempio, l'innamoramento acuto è uno stato di emozione oltre, cioè non è uno stato naturale. Un conto è che se mi incolla un po' il naso, un conto è se mi incolla il naso da paura, è un raffreddore, l'influenza, la bronchite. Cioè, in un caso è normale, nell'altro caso ho una patologia in corso. L'innamoramento, soprattutto nelle prime Pensavo volessi fasi. dire il matrimonio è una patologia. No, Però vabbè. adesso fa la. D'altra parte si dice contrarre, quindi contrarre un matrimonio. Esattamente come una malattia, Questa quindi. vale tutto il Questa podcast. è una chicca, Sì, vero? questa è stupenda. Contrarre un Contrarre il matrimonio. matrimonio è Bene, stupenda. scusami, vai avanti. Vabbè, non ho questa esperienza. Comunque, detto ciò, la cosa interessante è che bisogna distinguere fra appunto un'emozione in uno stato ancora logico, normale, dove c'è questa emozione, ma ci sono anche le altre, non sta uccidendo tutte le altre. Mentre c'è un momento in cui quell'emozione supera tutte le altre e non ti fa più pensare a niente, ti manda in tilt il cervello. E quello è il tipico caso dell'innamoramento, soprattutto all'inizio, dove sei disposto a fare qualunque cosa. Ti chiede di sposarti il giorno dopo, ti Totalmente sposi. irragionevole, cioè non Irragionevole. ci metti della razionalità. Esatto. Anzi, ti incazzi se ti viene perché dici: no, mi rovinare sto momento, che sono cioè, Esatto, non voglio il non cervello voglio razionale. sapere, non voglio, no, non mi Ok? dire, non voglio sapere, perché Lui, poverino, cerca di avvertirti, no? Ti dice: ma aspetta, ma no, pensiamoci, ma che cazzo pensi? Voglio sentire, non voglio esatto, pensare. perché noi siamo affamati di emozioni e quando mai, cioè l'innamoramento o comunque l'innamorarsi di Se non ti capita qualcosa, lì, cioè è certo, ho qualcosa di capito. bellissimo e tu hai voglia di lasciarti andare in quella sensazione dove stai veramente al massimo della sensazione. Io ho una soluzione, nel senso, secondo me è sbagliato castrare questa emozione, ma la cosa più sensata è farne parte, guardare, come se fossi in un film, cioè far parte, prendere empatia con quel personaggio totalmente innamorato, vedere, far tutto il suo vissuto, immaginare, viaggiare, eccetera, eccetera, però sapere che ogni scelta, come dicevi tu prima, che si prende in quella condizione è una scelta che prendi con un nono del tuo cervello funzionante e quindi ragionare sul fatto se abbia senso o no fare questa decisione, Ok. aspettare che questo stato, perché è sempre così, si riduca Ma sai per qual è il poi tema? È lasciare. che se tu prendi una decisione impattante in uno stato emotivo, già a priori l'informazione che abbiamo è che quello stato emotivo andrà a cambiare. Perché poi cambia, le emozioni si trasformano. Se non si muovono, non sono emozioni. Cioè, se tu le senti Certo, perché si sono chiamano differenze, emozioni. ecco, motion, esatto. Esatto, Che non lo se non sapevi sai. questa. No, questo è bello, però. È motion, movimento. Allora, il tema è che tu la percepisci relativamente a qualcosa di diverso da prima, cioè tu senti la differenza, è come una temperatura, cioè se io metto la mano su questo tavolo, che tra l'altro è gelido, non so cosa c'è qua dentro, se metto una mano qua dopo un po' non sentirò più il tavolo freddo, però ora che l'ho messa, ecco allora, l'emozione è quella roba lì, quindi andrà, si cambia, ok? E se io decido in base a quello, dopo mi ritrovo con una decisione presa su una cornice che si è spostata fondamentalmente, quindi no, non mi piace tanto. Comunque, Esatto, vabbè, questo è un po'. bisognerebbe far
ogni volta che si è in questo stato, bisognerebbe capire quali sono le cose più profonde di noi, cioè i valori, le cose che Mi creano piace già di più, mi veramente la piace già di più. nostra Sì, e personalità. magari dire se io faccio questo e accade questo, rispetta il mio valore, cioè è in Esatto. linea con la persona che voglio diventare. E infatti questa è O una con la delle persona che domande. sono già, cioè nel Sì, sì, senso sì. io ho dei valori sui quali si fonda la mia vita e la mia esistenza. So che per me sono importanti, ma non tutte le persone hanno fatto un percorso sui loro valori. Cioè, se tu chiedi alla maggior parte delle persone quali sono i tuoi valori, Ti guardano, ti dicono, boh, ci ho mai cosa, pensato. appunto, e se gli chiedi ancora peggio quali sono i tuoi desideri più grandi, anche lì è difficile che ti facciano un discorso vero. Infatti era diventato famoso un video di boh, forse si chiamasse Baldi, non mi ricordo, dove faceva un video sui 101 desideri. E tu prova a formulare 101 de desideri, guarda che, cioè, è Beh, non difficile, finisci mai. è veramente complesso. E quindi è un lavoro interessantissimo, perché poi il desiderio è ciò che ti muove a fare qualcos'altro, è la motivazione al movimento, alla fatica. Io perché corro? Io perché studio un pezzo? Perché desidero suonare quel pezzo? Perché desidero stare più in forma e non avere il fiatone dopo due rampe di scale? Cioè, noi facciamo delle cose attraverso le quali realizziamo un nostro desiderio. Ma se non ci sono i desideri all'inizio, cosa Non c'è, stiamo realizzi? fermi, non c'è emotion, Cioè, quindi. appunto, non c'è. Quindi senza desideri non c'è emotion e senza emozioni quindi non ci sono desideri. Guarda, È molto direi che interessante. l'abbiamo presa bene, no? La questione, poi è Sì. articolata. Volevo confrontarmi su un'altra cosa con te, che ce l'avevo lì che mi girava per la E testa, e adesso l'hai a persa. volte ci penso. No, Ah. ce l'avevo scritta, tira. Ma non qua Ingegnere. dietro, me la sono scritta prima a casa, perché quando mi scrivo le cose poi tendenzialmente me lo ricordo. Io ho un'app in cui annoto tutte le cose che devo fare e poi esattamente come la sveglia del mattino mi sveglio un attimo prima che suoni la sveglia, o come se me la programmassi nella testa, no? Oppure mi scrivo domani alle 2 fare questo e alle 13:55 mi viene in mente quella cosa che devo fare. Quindi oh, il mio cervello funziona così. Nel momento che l'ho Sì. scritto me lo sono memorizzato. Quindi questa roba l'ho scritta ed era questa, no? Tu hai notato nella tua, beh, ce l'hai fatto, perché poi sono domande che mi pongo io quando magari ho finito un lavoro, un percorso con qualcuno, un periodo di consulenza, di affiancamento, no? Mi dico, ma alla fine qual era il vero limite di questa persona? Cioè, che cos'è che la fermava? Perché è venuta da me a cercarmi e mi ha detto, dammi una mano a portarmi dallo stato attuale dove sono a quello che voglio realizzare? Perché poi alla fine quel cambiamento l'ha fatto la persona. Cioè, io ti do una cassetta degli attrezzi e ti dico, guarda, adesso l'apriamo insieme. C'è l'attrezzo A, l'attrezzo B, e lì dentro c'è tutto, no? Gestione stato d'animo, comunicazione, gestione obiettivi, eccetera, eccetera, mindset, tutte quelle cose così, ne sai, che piacciono a me, che faccio io. E ti dico, questi sono gli strumenti, ti faccio vedere anche come si usano, ti mostro come si usano gli altri e ti rompo le balle perché voglio che tu faccia pratica con questi strumenti. Però poi io faccio un passo indietro e me ne vado, ok? E funziona questa roba qua. Poi le persone, quelle che sono diligenti e che hanno vera motivazione, si mettono lì, fanno pratica, scelgono lo strumento che serve loro, che non è sempre lo stesso, naturalmente, lo usano e ottengono il risultato. E io dico, io non ho fatto niente, cioè, sono stato quello che ti ha dato la chiave di volta per, ma non l'ho fatto io quel cambiamento, no? E allora mi dico, ma che cos'è che lo bloccava prima? E ho pensato un po' alle risposte, che potrebbero essere, intanto non avevo lo strumento, cioè, quello che mi bloccava è che tu mi hai dato uno strumento che io non sapevo esistesse, quindi non lo so. Ho sempre pensato che le decisioni si prendessero su così, a cazzo, come viene viene, tu mi hai fatto ragionare e da quando prendo decisioni un po' più con una strategia, effettivamente i risultati diversi. Quindi a volte la risposta è quella, no? Però sento che mi manca qualcosa, cioè non sono convinto che sia quella la differenza. E quindi chiedo a te, magari se ci hai pensato, secondo te che cos'è che ferma una persona? Perché la persona ha già tutto. Io sono convinto che le persone abbiano già le risorse che servono per. Guarda, mettila così: nella mia testa è, se non hai la risorsa, non ti viene quel desiderio. Cioè, se ti viene quel desiderio, perché una parte di te sa che lo puoi fare. Ok? Mi piace pensarla così. Non te lo posso dimostrare, ma mi piace pensarla così. Cioè, i desideri che non hai sono quelli che non puoi avere. Quindi, meglio che tu non ce li abbia, così non ti incasini. Ma se ti viene quel desiderio, perché dentro di te, qualcosa dentro di te sa che puoi, che sei la persona giusta per fare quella cosa lì, ma non la fai. Ok? Cos'è che ti blocca secondo te? Cos'è che blocca le persone? Se, lo so che è una domanda complicata, no? Però le No, cose beh, semplici le fanno tutti, quindi facciamo qualcosa c'è di una possibilità speciale. di
di rispondere invece. Tu fai l'esempio di un tuo cliente che arriva e non riesce a raggiungere un obiettivo, poi tu cosa fai con lui? Tiri fuori uno strumento o più strumenti, scegliete quello giusto per lui e lui attraverso questo strumento riparte e Corretto, ma riesce questo è il mio ad lavoro. acquisire un Fondamentalmente il mio lavoro è metodo. questo, è capire cosa gli può servire, tra quello che gli può servire, gli posso dare io, come dire, lo strumento giusto per lui, perché se non ce l'ho glielo dico, non faccio per te. Se c'è lo strumento giusto per lui, glielo consegno, gli do il libretto di istruzioni e gli rompo le scatole perché faccia pratica e poi me ne vado. Questo è il mio lavoro, cioè Ok, io lo sì, intendo così, certo. ecco. Quello che manca in quello che dici, perché io poi faccio la stessa cosa, molto spesso da me vengono allievi che hanno già tentato con altri maestri di studiare, vengono qui con tutto il loro metodo di studio che è sbagliato normalmente 99 volte su 100, anzi 100 perché non è mai arrivato un allievo col metodo giusto, e quindi io cosa faccio? Non è che faccio miracoli, insegno il metodo giusto, come tu gli tiri fuori l'attrezzo giusto, gli insegno a utilizzare quel metodo in maniera corretta, gli faccio capire quali sono le possibilità che ha, perché molto spesso si hanno si crede che quel pezzo dovrebbe venire in 2 volte, invece magari è un pezzo che in conservatorio si studia per un anno e quindi cioè, lo allineo alle reali possibilità di Gli studio. risolvi la distorsione Sì, perché sono praticamente, gli distorsioni togli la anche distorsione. bruttissime. E però c'è un'altra cosa che io e te facciamo che è fondamentale e si gioca tutta nel rapporto con quella persona. Cioè, tu sei il genitore in quel senso, è un esempio, anche questa è una metafora, il genitore che quando il bambino cade gli dici tutto ok, adesso ci ritiriamo su, magari metti la gambina prima dell'altra, un attimino prima e vedi che ci riesci. Tu sei quello che gli dai la fiducia, gli dai la strada, gli dai il coraggio, gli dai tutto. E questo, cioè, è tutto lì che si gioca, è veramente tutto in quella strada che si gioca, nel fatto del rapporto fra te e la persona. Tu sei lì e gli dai la mano, gli dai, anche A se non gli dai la volte mano, ma hai lo ragione, a guidi. volte è capitato che non dovessi fare nel concreto niente, ma soltanto, come dire, farmi seguire, no? Cioè, dimostrare ovviamente che ci vuole coerenza, perché altrimenti non puoi fare quel lavoro lì, e poi la persona, se c'è quel rapport, se c'è quel legame, ti viene dietro da sé. Poi è chiaro che magari lo strumento serve necessariamente, però a volte Non è lo non è stato strumento, necessario, esatto. cioè a Ed è anche volte. più bello, è come quando magari a me capita ogni tanto, poi a volte mi osservo un po' da fuori, no? Cerco un po' di percepirmi, un po' dissociato, no? Per vedermi da fuori e raccogliere informazioni. A volte magari sono lì che, non lo so, finita la serata, riordino, sistemo le cose, no? E con la coda dell'occhio guardo mia figlia e noto se lei fa lo stesso, no? Ecco, quelle rare volte che mi segue, lo fa anche lei, una soddisfazione enorme. Ma ti segue a fare Perché cosa? riordina, mette a posto le cose. Quindi non è il tema del ti ho detto di farlo, quindi lo fai perché esercito un'autorità. No? No, 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 lo fai perché mi hai visto che lo faccio anch'io. E tra l'altro qui, questa è una cosa che è un messaggio che una volta io in realtà questo l'ho ricevuto e poi ho iniziato a darlo anche ad altri. Queste sono un tempo fa ho affrontato un momento particolare, no? Abbastanza tosto, una sfida complicata. E ricordo un amico che mi disse una cosa che suonava più o meno così: mi disse, ricordati, io non ci avevo pensato minimamente perché ero molto concentrato su di me che dovevo sistemare dei casini. Questa persona mi disse, ricordati che tua figlia ti sta osservando, ok? E sta imparando da te come si affrontano le difficoltà. Boom, cioè questa roba qua mi ha. Sì. Cazzo, io ho pensato, mica, ma è vero, cioè qua devo dare l'esempio perché lei ha capito che c'è una difficoltà, anche se era piccolina, ha capito che c'è un problema, c'è una roba da risolvere e starà pensando, vediamo un po' che cazzo fa mio padre, cioè vediamo come un adulto, no? Come mio Gestisce una papà crisi. gestisce un casino, gestisce una situazione e questa per me è stata una botta proprio di, sai, quelle che ti aprono la testa che dici, no, allora fermi, qua devo dare un buon esempio perché ne va poi dopo di come lei da grande o nel prossimo. Nel proseguo della sua vita affronterà le difficoltà, no? Ha avuto una probabilità incredibile Beh, di essere infatti, esempio. A e volte capita anche nel questo lavoro, è capita anche nel lavoro fantastico e non devi perché. fare niente, devi essere, cioè devi essere esempio coerente, congruente, magari anche un po' furbo, perché poi ci sta, no? Che guidi la persona e se devi farti vedere, magari, che ne so, debole o sconfitto, lo fai di nascosto. Quindi nessuno deve saperlo che sta lavorando con te, naturalmente, o a cui stai cercando di dare l'esempio. Però effettivamente questo tema del tirare le Ma guarda, persone io sono anche dall'esempio. convinta che la debolezza e l'insuccesso a volte siano
un'enorme palestra per dimostrare che ti ritiri su, cioè non è tanto la congruenza nell'essere sempre di successo, nell'avere la strada giusta per fare ogni cosa, a volte caschiamo per terra, cioè, Assolutamente. e io sono orgogliosa di avere dei momenti in cui sono giù. E secondo te lì va, scusami perché mi apri un sacco di cassetti nella mente, lì va il discorso che facevamo prima del ok, sono caduto ma intervengo subito prima di calpestare quel prato che non diventi. Ok, quindi mi rimetto subito sulla retta Se via. hai abbastanza coscienza di sé, sì, ci sono dei momenti in cui sei talmente giù e hai proprio una condizione, vedi anche la condizione del lockdown o condizioni esterne che non puoi assolutamente controllare, che ti fanno calare in uno stato totale di situazione emotiva molto molto bassa Pensa che lì ti e. serve solo una risorsa, lo sai, a volte ne parliamo quando lavoriamo nel coaching di quello che io la chiamo area di coinvolgimento, cioè tutti quei fattori che hanno un effetto su di te, perché comunque ti modificano, ti costringono a fare delle cose, ma tu qualunque cosa faccia, quella roba lì non la cambi. Ok? Come se fuori piove, no? Banalmente, ha un effetto su di te, perché se esci, ad esempio, o non esci, cambia comunque come tu ti rapporti con la giornata, ma cosa vuoi fare? Cioè, fuori piove. Non è che tu, qualunque cosa faccia Silvia o Francesco, se deve piovere, piove, no? E l'unica risorsa è l'accettazione. E Cioè, lì devi levare l'accettazione, la testa, ho certo. una tecnica anche per quello. Ma io dico che questa però magari la dico ogni poi. tanto l'idea di crogiolarsi nella disperazione, io non la trovo così imbarazzante o così terribile. Cioè io certe volte sono disperata, il mio gatto ha fatto cadere qualcosa, certe volte sono disperata e mi godo il momento di disperazione. So che sembra un controsenso dire godersi la propria disperazione, ma invece sì, perché siamo noi che siamo bacati, che abbiamo definito il momento di gioia quello migliore, il momento di disperazione quello peggiore. Cavolo, ma perché Ma ci è come il guardiamo? discorso di prima, cioè dipende, è funzionale o non è funzionale? Ma Cioè io perché tu penso che se guardi tu un devi film dove si andare. squartano o dell'orrore Ah, io mi dove. diverto come un matto, Ma mi vado sì, proprio a cercare, quindi è certo, ma. intrattenimento. Oppure quei film dove sei coinvolto in una storia strappalacrime, struggente, che stai male dall'inizio alla fine, ma te lo vai a cercare, è la tragedia Sì, greca di cui parlavo già nell'altra però vedi che intervista. torna il tema di funzionale o non funzionale, perché io penso che se tu devi. Adesso fai ancora concerti? Eh beh, no, li faccio in live, Ok, però nei fatti, sì. no? Allora io penso che se tu vai a suonare una serie di brani, no? Comunque fai una scaletta dove l'autore, quando l'ha scritto, quando ha composto quel brano, provava struggimento, dolore e quant'altro, e tu te lo metti a suonare allegra, quella roba non funziona, perché passa un messaggio che è dissonante con il contenuto, no? Quindi in quel Assolutamente. caso, se tu fossi disperata per i cazzi tuoi, tanto meglio perché come artista sei più brava, perché fai arrivare il messaggio Sì, giusto. ma Quindi vedi che noi lì artisti è funzionale teniamo una quell'emozione lì. riserva di tutte queste emozioni che abbiamo provato, ci siamo andati a cercare nell'intimo, perché c'è cioè, disperazione totale, gioia totale, innamoramento totale, cioè non c'è stata una sensazione, almeno nel mio caso, che io non abbia provato in maniera totale e ne conservo gelosamente il ricordo. E sono pronta a tirare fuori questa emozione trasformandola in interpretazione Ok, quando quindi tu l'hai suono. messa nel cassetto e hai l'abilità di tirarla fuori quando ti serve. Certo, e Dici, quando mi anche ricapita, questa me la tengo. quando soprattutto l'ho messo nel cassetto e so che se esce di nuovo fuori, si apre questo cassetto, non mi devo preoccupare, è una cosa totalmente naturale. Certo. Cioè, se mi parte per la tangente un momento di disperazione, Però tu te lo puoi sto lì e lo permettere, ripetiti, te lo osservo. puoi permettere, perché se fossi, che ne so, il calciatore che va a giocare alla finale di Champions League, una certa emozione non deve uscire in quel momento lì. Però non puoi controllare, cioè puoi, però secondo me più Non mi che dire sfidare, non eh? No, non deve mi sfidare. arrivare, si può trovare il modo di Di incanalarla, usarla, di certo, di usarla, utilizzarla, certo. O ok, di cioè di. anticiparla, magari, sai, Esatto. sviluppare un po' quell'attenzione. Cioè, sta arrivando quella situazione lì, adesso intervengo prima, la gestisco, la tengo lì, proprio non l'ammazzo, la tengo lì e poi dopo vedo cosa farne. Sì, Okay. Adesso mi certo. costringi ad affrontare quest'ultimo tema con te, che è questo, no? Ti ho chiesto secondo te che cosa blocca, no? Poi la persona dal cambiare, dall'evolvere, dal. E parallelamente ti chiedo, secondo te qual è la risorsa più grande che abbiamo? Cioè, se tu dovessi, magari pensa anche alla tua vita, no? Il tuo passato, che cos'è che ti è veramente servito fra le tue qualità e le tue risorse che ha fatto la differenza per te? Perché io ho la mia idea, e la mia è una convinzione, e dopo la condivido volentieri, però dimmi prima la tua, se no ti La mia sposto un po'. idea nella vita Che cosa è che secondo te la mia più veramente ti grande ha. risorsa è stata il nonostante. Il Il avere, sì, nonostante. la parola nonostante.
è stato sempre un faro nella mia vita, quello che da sempre mi ha accompagnato, cioè il nonostante casino 1, casino 2, disastro 2, condizione 4, cioè casini di tutti i tipi, non ho avuto e non ho ancora una vita semplicissima, ma nonostante, e questa è la parola principe per me, nonostante tutto, io mantengo un desiderio di apprendere, imparare, ritirarmi su, e che mi accompagna da sempre, nonostante. E quindi questa parola per me è centrale, proprio centrale, perché ancora oggi, nonostante non abbia tempo, nonostante tutto, vivo come se avessi 4 giornate in una, nonostante sembri che io non abbia un momento libero, perché, cioè, mi vedi, sono sempre online, sono sempre disponibile, sono sempre che faccio qualcosa, ma nonostante questo faccio un sacco di altre cose. Com'è possibile? È la magia del nonostante, è la magia del nonostante. Nonostante è una chiave che ti apre le porte all'infinito. Perché la nostra mente dice: no, non posso perché non ho un dito della mano e quindi non posso suonare il pianoforte. Sì, per No! te, nonostante non abbia un dito della Nonostante non mano, suona abbia un il dito della mano, pianoforte. ti è, Vabbè, io molto bene. suono e faccio altro. Cioè, mi ricorderò sempre un allievo che più o meno era del tuo periodo, che mi scrisse una lettera e mi disse: guarda, io da sempre sogno di suonare il pianoforte, ma sono nato senza la quarta falange e quindi credo che questo sogno non potrò mai realizzarlo. E io gli risposi 3 frasi che lo colpirono tantissimo e gli dissi: sì, ma le altre 9? Cioè, hai altre 9 dita, che cosa vuoi fare? Vuoi tenere lì a guardare quello che non c'è? Hai altre 9 dita, utilizzale, no? E quindi cominciamo a fare lezione e tra l'altro benissimo, cioè noi abbiamo 10 dita, e solo perché abbiamo 10 dita ne utilizziamo 10, ma se ne avessimo 9 ne utilizzeremmo 9. Al clavicembalo si utilizzano meno magari il mignolo e il pollice, usiamo più quelle centrali, ma si suona benissimo tutto. Quindi convinzione, senza tutte le dita non posso suonare il pianoforte. No, nonostante tu non abbia un dito, il pianoforte lo suoni benissimo. Nonostante io sia 1 metro un tappo, se io voglio le cose le faccio, mi arrampico anche sulla scala. Nonostante abbia la mano piccola, faccio la pianista. Nonostante, 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 nonostante. Ecco, Beh, questa è la mia quindi parola. di fatto è stata una parola, cioè la tua più grande Sì, risorsa è stata una parola. è una parola, sì. Ah, ok. È una parola che mi apre uno scrigno di possibilità. Bene, che dici? E Ne la tua? abbiamo. Ah, vuoi saperla mia? Ah, io non ho una Scusa. parola, No, cioè no, è non la ho una tua parola. risorsa. Si parlava di Ma. risorse. Beh, è una idea che riguarda me stesso fondamentalmente. Ed è il fatto che mi posso fidare, cioè io mi fido di me. Questo è, l'ho detto una volta anche un corso, così bellamente, davanti a 100 persone. Magari non suona umile, no? Però in realtà non è che non mi manca umiltà, è consapevolezza, no? E sapere che se c'è bisogno non mi tradisco da solo. Ecco, questo è il concetto. Cioè, se capita qualsiasi roba, posso contare su di me. Mi ci devo mettere, ovviamente, devo pretendere, ma questo è una mia responsabilità. Però se succede, non ho paura che qualcosa dentro di me ostacoli la soluzione. Ecco. Quindi ho fiducia nei miei mezzi. E questo Questa è è una cosa che viene da bellissimo. lontano, una cosa che viene da lontano, probabilmente da quando ero piccolo. Questo bisogna essere poi grati anche ai Sì. percorsi che le persone fanno, no? Perché penso che se non avessi fiducia nella mia stessa persona, cioè la vita non deve essere proprio una passeggiata, no? Invece quest'idea che, oh ragazzi, qualunque roba mi capiti, che non posso ovviamente controllare, qualsiasi cosa mi capiti, la gestirò, e beh, tu ti svegli al mattino e dici: vabbè, se è così posso anche svegliarmi sereno e tranquillo. Guarda, qualunque cosa capiti, in qualche maniera ne vengo fuori. È molto bello, sono due Sì. versioni molto simili poi tra l'altro. La mia parte da un non gestirò un bel niente perché non sono la persona delle gestioni, ma nonostante non gestisca un bel niente, come non Hai ho visto? Da due l'agenda, direzioni diverse siamo come non arrivati ho, a una conclusione esatto, che si somiglia. arrivo comunque supero le cose. Tu invece attraverso la fiducia verso te stesso, che comunque è una fiducia che parte anche da un rispetto e da una cura verso se stessi, cioè parte da quello, la prima parte, la prima cosa che devi fare per avere fiducia in te stesso è prenderti cura della tua macchina, perché non puoi avere fede in una macchina che non hai fatto la Ah no, revisione, e certo, quindi, cioè. quello è un'altra cosa, e sfidarsi, questo è un tema poi magari un giorno lo approfondiremo, quando le persone mi dicono io voglio avere più fiducia in me stesso, o voglio avere più autostima, no? Questa parola Ah che, visto che hai sì, parlato di paura. auto, per quello te lo È dico, vero. di autostima, lì bisogna chiedergli, ok, cosa fai per guadagnartela? Questa è la domanda che bisogna fare, perché non è una roba che ti piove dal cielo,
Ok, che la scarichi da internet, ho scaricato un po' di autostima, l'ho ordinato su Amazon, non è che l'autostima ti arriva a casa, la guadagni quando ti sfidi, accetti la sfida e non importa il risultato, no? Poi se la vinci chiaramente è meglio, ma anche se non la vinci l'importante è che tu non ti sei tirato indietro, perché se tu rifiuti tutte quante le sfide e dici no, questo mi fa paura, mi chiudo qua, questo è da lì da dove viene fuori la tua stima, cioè non ti puoi neanche misurare, ok? Nel momento che ti misuri capisci il tuo valore. È come se tu vai a fare una corsa, vai a fare un allenamento, vuoi capire quanto vali come persona che corre, ma se non vai a correre come fai a saperlo? Devi andare finché non ne hai più, quando non ne hai più, quello lì in quel momento è il tuo valore, che Certo. non è il tuo limite, è il tuo valore. Poi magari il tuo limite è molto più in là e ci arriverai con l'allenamento, però come faccio a sapere il mio valore se non mi peso, no? In un certo senso. Quindi anche questo è un tema, io una cosa che cerco di fare nella mia vita è attrarre con me, a lavorare con me persone che accettino la sfida. Cioè, il tema è se hai paura, se non sei disposto se non vuoi uscire dal guscio, io magari non sono proprio la persona giusta, però se invece mi dici guarda, sta roba è tosta, è complicata, non per forza casini gravi, magari anche una sfida di lavoro, magari una sfida sportiva, cioè lì bisogna proprio dar tutto, lì devo migliorarmi, devo fare, e io ti chiedo sei disposto a fare il lavoro che va fatto? E la persona ti dice, ti guarda con mina e dice sì, allora lì si possono fare delle cose insieme e lì inizia, no, l'autostima, nell'accettazione di una sfida. La vita prima o poi ci sfida, questo è inevitabile, non è che è più volte nel corso degli anni. E quelle sono opportunità per misurarsi e diventare consapevoli del proprio valore, Sì, ma le secondo sfide giorno dopo giorno, ed è in questo che il pianoforte è enorme me. come Perché palestra esatto, mentale, perché tu ti metti a perché studiare, ogni tutto il volta è una momento sfida, certo. è una Ah, sfida, e fantastico, dobbiamo quindi chiuderla così, è troppo la bello. chiusura fantastica. Assolutamente sì, è proprio vero quello che dici. E impari col pianoforte studiando a sopportare la frustrazione di non riuscire, Certo. a programmare un metodo che ti tolga quella sensazione di frustrazione che è non funzionale a farti apprendere, e quindi fai la sospensione del giudizio, epoché, e quindi con quella sospensione del giudizio capisci che impari prima e piano piano impari questo E metodo. questo è allenamento mentale. Esatto. Fondamentalmente questo è allenamento mentale. Bene Silvia, cara, direi che abbiamo due bei sorrisoni Sì. perché secondo me abbiamo tirato fuori delle cose che valgono, no? Poi io ho questo obiettivo facendo questo podcast, voglio condividere del valore e credo che ci siamo riusciti, no? Sì. Poi penso che ci riascolteremo, magari ci commenteremo e magari faremo anche un'esperienza simile di nuovo in E futuro. almeno siamo riusciti a chiacchierare dopo un sacco Dopo, di tempo che non facevamo due esatto. chiacchiere. Io ti ringrazio non solo Anch'io. per questa bella chiacchierata, anche per la tua amicizia. Vuoi dare qualche tuo riferimento a chi ci ascolta? Così se volete seguire Silvia, lei ha dei canali ovviamente legati all'insegnamento del pianoforte e alla musica che sono strafighi perché fa un sacco di roba, è sempre online, quindi Sì. Sì. se andate online la Il trovate, Grande non è Fratello che... praticamente faccio. Esatto, quindi se vuoi Beh, dirci dove... sognando il piano tutto attaccato come sogno, sognando il piano tutto attaccato e senza la I, perché me lo chiedono ogni tanto, mi trovano su YouTube, su Facebook, su Instagram e sul mio sito sognandoilpiano.it, dove c'è anche il mio corso, che è un corso basato proprio su questo, sulla gestione delle emozioni, sull'apprendimento del pianoforte con un metodo semplice che possono affrontare tutti, ma soprattutto con metodo, metodo, metodo. Ed è proprio giusto, uscito in questo periodo, quindi è nuovo e fresco. Grazie Silvia, questo è Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, ciao a tutti! Ciao!